Ah raga, volevo ripartire, cioè sto ripartendo ma sta nevicando un botto, ma veramente un botto. Cioè la situa è tipo questa, ma sta facendo dei fiocchi giganti, veramente giganti. In un attimo, in un attimo, aveva smesso, mi era arrivata la notifica Aurora, se il meteo è bello è possibile vedere l'Aurora, è una roba del genere, ma no, non è... Non è visibile l'Aurora, ma sta nevicando. No, ma raga, è una roba senza senso. Eri, cosa dici della neve, eh? Questo è il nord, queste sono le nevicate sul mare, che cazzo, così deve nevicare, sempre, sempre. Ha fatto, boh, la prima avrà fatto 5-6 centimetri, cioè, una bomba. Non è tantissimo, però, va, bello, niente, sono felice, ciao. No, ma non sta nevicando, ma proprio niente, cioè quasi quasi zero. No, no, non... zero. No, raga, sta nevicando una roba folle. Ma tantissimo, una roba pazzesco, sono felicissimo. Let's go, raga. Siamo a Karlsøy, 2 ore da Narvik, praticamente di fronte alle isole Lofoten. Sta nevicando, direi che si vede quanto sta nevicando, veramente tanto. Cioè, mi sta venendo una roba senza senso. Siamo a quota del mare. E niente, magia pura. Spero che si fermi lui, perché qua in due non ci passiamo. Grazie mille. Minchia, altro che non ci passavamo. Puttana che bestia. Trattore gigante. Porca troia. Porca troia. Cioè, sulle strade grandi hanno gli Scania V8 e qui hanno dei trattori che fanno spavento. Porca merda. Allora, raga, qui sta nevicando un botto. L'acqua va? Ma una sega va. Però là ce n'è un altro. E lì proprio la zona di scarico anche del cesso. Quella magari va, ma no, secondo me non va manco questo. No. Drinking water chiusa, zio caro. Zio caro. Però questa va, quindi posso staccare questa e caricare questa. E voi direte, ma questo è lo scarico del cesso? Sì, è vero, ma l'acqua è acqua.
poi non è mica acqua da bere, e poi secondo me è la stessa acqua, quindi si può fare il carico. E sbam che si ricarica. Top. Allora, molto bene, fatto il carico dell'acqua, un po' wild, ma sono riuscito nel mio intento. Ho caricato poco, ho caricato tipo 30 litri perché avevo fatto il carico, se non sbaglio, ieri, però ho lavato dei vestiti, mi sono fatto la doccia e quindi ho preferito, insomma, non arrivare al pelo. Ogni volta che riesco a trovare un punto dove fare il carico ne approfitto e lo faccio, anche se sono solo 20 o 30 litri. Tanto per quello che mi costa, ecco, posso avere un giorno di autonomia in più, perché più o meno io consumo una trentina di litri al giorno. E niente, adesso direzione Narvik, c'è da prendere un piccolo traghetto, non ho idea fino a che ora ci sia, ma sono le 20:52, quindi secondo me fino alle 11 di sera il traghetto c'è, o magari fa tutta la notte, non lo so, andiamo lì davanti, vediamo, tanto c'è il cartello che ti dice come funziona, bla bla bla, e piuttosto se dice che il prossimo è alle 7 del mattino, mi cerco un posto dove dormire e poi domani mattina lo prendo e via. Di più, perché probabilmente il ghiaccio che si era formato sulla bara LED inferiore si è tolto, infatti illumina molto di più rispetto a prima. Questo perché il LED ci mette un po' di più a scaldare, ma comunque scalda, e quindi ha scaldato il ghiaccio, la neve che si era formata sopra, e non c'è più il blocco di neve e ghiaccio che impedisce alla bara LED di illuminare come si deve. Infatti adesso sta facendo una luce della Madonna, molta più di prima.
ok, ci siamo. Prendiamo il traghetto che da Bognes va a Skarberget. Skarberget, sì. Volendo ce n'è anche uno che da qua, un po' più lungo, arriva a Lodingen e si è praticamente alle isole Lofoten. Però io voglio arrivare a Narvik perché stasera danno veramente un botto di neve in quella zona e voglio girarmela tutta e via. Allora, sono qui a prendere, ad aspettare il traghetto, ce ne sono due, uno va da Bognes a Lodingen, che è alle Lofoten, come ho detto prima, e l'altro va a un nome norvegese strano. E la mia paura era quella che non ci fosse a quest'ora un traghetto, invece sono arrivato e c'erano due camion davanti a me, no, un camion e due macchine, e poi ovviamente un tir dietro di me che spingeva come i pazzi, che adesso tra l'altro si sta cucinando da mangiare. E boom, sta nevicando tantissimo, questa notte ne danno un botto. E prendo il traghetto che è tipo 20 minuti, mezz'ora. Loro tra l'altro, qualcuno di voi si sta chiedendo, ma come paghi? Fanno la foto alla targa, che tra l'altro non si vedrà, quindi dovranno pulire, penso, non lo so. E c'è il tipo che passa, fa le foto e in automatico arriva. Tra l'altro ho scoperto tramite uno di voi che se si va sul sito epass24.boh qualcosa, non mi ricordo, ma mi devo ancora iscrivere, ci si può iscrivere e praticamente arrivano in automatico i pagamenti tramite carta di credito, i pagamenti quelli dei tunnel, delle strade, eccetera. Non so se la cosa valga anche per i traghetti, però visto che i traghetti se ne prendono diversi, potrebbe essere comodo. E niente, adesso aspettiamo e poi si va. Vorrei che notaste come si sono formati, cioè praticamente un pezzo di ghiaccio unico. Le minigonne, raga. Le minigonne wild. Allora, sta arrivando il traghetto, ho freschino ai piedi, non so perché non uso più le scalze riscaldate, sono così comode in situazioni del genere, in questi giorni le riutilizzerò. Penso che si sia visto barra capito, ma sono veramente, veramente felice. L'aurora sicuramente sarebbe stata magica qui sopra così, però anche una nevicata così per un appassionato di neve come me è veramente da sogno, quindi sono veramente, veramente felice. Dovrebbe dare neve ancora tutto domani. E un ragazzo che mi segue ha visto che stanotte danno 2 cm l'ora, mentre domani dai 4 ai 6. Vuol dire una roba pazzesca. Però mi ricordo che in effetti nel 2017, la prima volta che feci il viaggio nel Grande Nord, fece tipo 30 cm in una notte qua. Mi ricordo che misi le catene per salire su un passo di montagna. Però i chiodi fanno ben poco, quindi mi sa che quel passo sarà da incatenare il Ducatone. Però valutiamo. Intanto adesso prendiamo il traghetto e vediamo.
inserisce la targa, gli fa la foto. Che stile lui. Hey. Sorry? Hey. Yes, now, okay. Sorry, buddy, it's the first time for me. Okay. Thank you. Thank you. Okay, thanks. Ah, come non detto, ho detto una cavolata perché si paga, ho pagato subito 130 corone, quindi 13 euro, 12 euro circa. E il tipo simpatico, il signore è un po' anziano, e boom, ha fatto la foto alla targa perché evidentemente così capiscono quanto uno deve pagare in base al mezzo, se è omologato patente B, patente C, quanti assi ha, eccetera, eccetera. Sta nevicando, raga. Madonna, ma quanta ne sta buttando. Sto male. Godo male. E boh, adesso vediamo a che velocità vanno. Minchia, è già partito a tuono questo. Oh, ma dovete andare piano. Guarda come vanno. Ma dovete andare piano. Minchia, in carovana sono a più di 50. Narvik 79, dai che si avvicina. E noi siamo nel cuore della bufera. Oh, li ho ripresi. Ho preso un po' di ritmo e la salita ha rallentato il camion. E quindi sono riuscito a riprenderlo. C'è una bella visibilità delle palle, va comunque. Posto tranquillo, top, non è tanto in piano, ma noi pigliamo vabbè. No, allora ci spostiamo in un altro posticino che è sempre qua vicino, è sempre un'area così. Magari evitiamo di fare drittoni, eh? Drittoni! Quindi tu, zio?
Mia, sta bestia fa veramente paura, raga. Comunque, continua a nevicare veramente tantissimo. E boh, anche sto parcheggio andrebbe bene, ma è illuminato, volevo stare in un posto senza luce. Vediamo, anche perché sono le 23 tra una cosa e l'altra. Perché oggi ho detto tipo, beh, no dai, non faccio tardi. Ah, sì. Senza parole. Raga, io una nevicata così non penso di averla mai vista. Pazzia, pazzia, una roba senza senso. Eccomi, allora, sono arrivato in questo posto, tra l'altro qua dietro di me, vabbè domani non si vedrà, ma c'è una montagna super famosa che avrei voluto fotografare, ma mi sa che domani continuerà così, quindi niente montagna, ma non ci lamentiamo perché una nevicata così, un po' di montagne le ho frequentate, un po' di campeggio invernale l'ho fatto, ma una nevicata così devo dire che... era veramente tanto che non la vedevo. Sta nevicando veramente in un modo assurdo. Oggi ho messo ad asciugare in bagno il telo isolante esterno. Devo capire perché si sia bagnato, magari è stato un errore mio, non lo so. Fatto sta che... guardate il tir che usa le super luci. Poco arrogante. Sherry, Sherry, vieni qua. Piace la neve, Sherry? Eh? Bella è la neve. Minchia, sti tiri illuminano le montagne. Porco due. Comunque sì, questa sera non credo che metterò il telo isolante e devo capire perché si sia bagnato, forse è stato un errore mio, I don't know. E domani asciugherò la condensa, il vetro pieno di condensa e basta, tanto non fa così freddo da far sì che si geli. Sherry, eh? È troppo figo qua, è veramente troppo figo. Allora, la montagna che dicevo io si chiama il Stettind e qua dice che per la scalata dello Stettind è vietato servirsi di bulloni da roccia o trapano o di altre installazioni permanenti.
Allora, raga, io vi saluto da questa nevicata, con questa nevicata pazzesca. E mi auguro che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia trasmesso la mia passione per la neve, che poi non so come certe persone possano non amare o addirittura odiare la neve. E ambulanza. Sicuramente qualcuno di voi si sarà chiesto: ah, ma come fanno i servizi di soccorso? Eccoli qua. E speriamo niente di grave. Si va a nanna. Ciao raga, buona serata.